Quanto è passato di nuovo? 5 mesi? Avete ragione. Il problema è che è un casino, perché sinceramente io ci ho anche provato a registrare altri video, ma devo dire la verità che mi sembra abbastanza noiosa la mia vita. Adesso ho appena lasciato Gaia a scuola, sono le 2, torno a casa, sono andata a prenderla fuori da scuola a Luna quando ho finito di lavorare. Tornati a casa, ho mangiato velocissimo. Adesso l'ho lasciata di nuovo. Dicevo che appunto l'ho rilasciata a scuola perché oggi ha l'attività extrascolastica e quest'anno lei ha scelto yoga. Cioè, veramente la prima che aveva scelto era... Non c'è mai un anno che le diano la sua prima scelta, che le predispongano la prima scelta. Ed era acrobatic, se non sbaglio, quindi ginnastica artistica, acrobatica. Torno, nel frattempo sto mettendo a posto che io ho fatto lo chignon prima di andare. E invece alla fine l'hanno messo. No, non è yoga, cosa dico? L'anno scorso era yoga, quest'anno è... Ah no, lei è stata messa in acrobatic. Ma lei avrebbe voluto come prima scelta, vedete che è il mio cervello, cioè vabbè, come prima scelta avrebbe voluto, non mi ricordo come si chiamava, vabbè, comunque dovevi creare cose tipo elettroniche, elettriche, con legno, roba del genere. Niente, io adesso appunto sono tornata dal lavoro che erano le 2:30, perché è il tempo di arrivare a casa. Le ho fatte mangiare al volo. Ho già messo su una lavatrice, dei bianchi, ho già fatto il letto delle bambine. Adesso lavo veloce i due piatti che hanno usato la padella e proviamo. Io devo dire la verità, cioè, ho di nuovo mollato più di tutto perché la mia vita è così talmente ripetitiva e talmente normale che mi sembra molto noioso condividerla. E sui social vanno o canali e profili monotematici, quindi dove parli solo di quella cosa. E quindi cosa dovrei parlarvi? Di nuovo di pulizia? No, che noia, cioè basta, mi ha stancato. Apristi i social, vedere tutte ste forsennate per le pulizie? No, basta. Parlare di nuovo di cucina? No, basta. E quindi ho detto, che stai a fare? Che stai a fare sui social? Cosa fai? Vabbò, ogni tanto spunto così come i funghi e condividiamo qualcosa insieme, qualche giornata, ma senza aspettative, soprattutto perché è proprio la vita di una mamma 33enne italiana con un lavoro normale che ogni tanto decide di fare qualche video così, proprio en passant. Esattamente come voleva si dimostrare, ieri è stata una giornata di cacca e quindi non ho più fatto niente perché non ce l'ho fatta, sono stati strettissimi tempi ed ero incasinatissima. Adesso sono tornata a casa, sono le 2, scaldo il risotto con la zucca e lo faccio mangiare alle bambine perché poi dobbiamo riuscire, perché un paziente della clinica dove lavoro mi ha chiesto se posso andare a comprare due cose, gliele posso portare di nuovo al pomeriggio, quindi facciamogli questo regalo, anche perché vabbè lui non può proprio uscire perché poverino è malato, non si ricorda, poi non riesce a tornare da solo, quindi è un po' un macello, ma di base adesso ci sono tantissimi casi di Covid di nuovo nella nostra clinica e quindi non possono proprio uscire i vari pazienti, cioè sono tutti quanti chiusi lì e niente. Sinceramente io mi butterei sul divano e dormirei, però oggi devo veramente riuscire a fare tutte le cose che non sono riuscita a fare in questi ultimi 3 giorni, speriamo bene. Oltretutto domani sera Gaia deve dormire a scuola perché fanno una serata che devo leggere, perché non mi ricordo sinceramente il perché debbano dormire a scuola con esattezza, cioè non ve lo so spiegare. Adesso ho messo anche una lavatrice perché fa caldo, qualcuno ha acceso il termosifone, chi si è permesso di accendere il termosifone? Nessuno. Molto bene. Ho una faccia che fa paura. Anzi, adesso cerchiamo insieme, perché poi ogni volta dico lo faccio dopo e poi non lo faccio più. Adesso cerchiamo insieme il foglio, perché altrimenti veramente mi dimentico sempre.
cerchiamo insieme il foglio dove c'è scritto per quale motivo lei deve dormire a scuola. Cioè, è una cosa riguardante le attività del dopo scuola, perché la porto appunto, come vi ho detto ieri, a fare acrobatic. Acqua. Ok. Era tutto qua. Adesso spero che entro domani arrivi il sacopelo. E devo vedere, perché noi abbiamo un materasso ad aria, ma è un materasso ad aria tipo matrimoniale, quindi mi sembra un po' esagerato darglielo. Poi volendo potrebbe condividerlo anche con altri bambini, però adesso vediamo. Se riesco a trovarlo oggi da qualche parte, penso e presumo di no, potrebbe anche portarne uno un po' più piccolo. Se no usa solo il sacco a pelo, e che cappello le do? Cioè, non ho idea, cioè, che cosa le do? Boh, non lo so. Molto bene. Sono esattamente le 8 e un quarto di sera, io sono in condizioni pietose, non sono riuscita a registrare nulla perché sono andata a comprare. Benissimo. Sono andata a comprare quello che mi aveva chiesto il mio. Arrivo a Greta. Interruzione di Greta portata a termine. E sta mica tornando? No. Dicevo appunto che sono andata a comprare quello che dovevo comprare al paziente alla clinica. Gliel'ho portato insieme a Gaia. E comunque ci va anche un po'. E poi sono tornata a casa. No, dopo che sono andata in clinica sono andata a fare la spesa. Ho comprato giusto due cose per stasera, due cose che mi mancavano per la colazione a lavoro, perché sennò ogni volta non mangio niente e arrivo che sono distrutta. E mi sono messa a fare i compiti con Gaia, un disagio. Ho fatto la doccia alle bambine, nel frattempo mi sono presa uno sciopone perché hanno fatto dei giochi stupidi con l'acqua e guardate, vabbè, lasciamo perdere, cioè veramente. Ogni tanto devo davvero portare pazienza per non fargli le valigie e metterle fuori dalla porta. E poi mi sono messa a cucinare per le bambine, a cucinare per Elias che è andato a lavorare. E quindi, cioè, le mie giornate vanno avanti così. Sono le 8:20, adesso le bambine si stanno lavando i denti e poi le porto a dormire, ma io inizio praticamente il video in questo momento, realmente, perché vi faccio vedere la mia vera vita da un po' di mesi a questa parte. Ci sono delle giornate in cui riesco davvero ad organizzarmi meglio, soprattutto se non devo uscire, non andare a perdere tempo a fare cose come comprare, o vabbè, oggi è stata una cosa extra, c'è un freddo, però di base devo anche a volte andare a comprare. Perché quando riesco a organizzarmi bene e quindi riesco comunque alle 9 magari ad aver finito il grosso in casa, comunque tornando a casa che sono quasi le 2 tra una cosa e l'altra, tempo di cucinare, bla bla bla, mangiamo sempre tardi e quindi c'è tutto da fare, quello che non hai fatto al mattino. Ma che discorso sto a fa? Cioè, praticamente mi sono persa nei miei meandri. Vi stavo a dire che la maggior parte delle sere la realtà delle mie giornate è che faccio le cose alla sera. Quindi adesso prima cosa che faccio è cercare di passare l'aspirapolvere nelle altre stanze, perché non l'ho ancora passata, e cambio le lenzuola alle bambine in 10 minuti netti, perché le ho fatto la doccia e non voglio mettere, non sono sporche le lenzuola, cioè non è che proprio, però. E poi vedo per livello di importanza che cosa fare. Non penso di riuscire a lavarmi, perché già adesso sono distrutta. Vi dico solo adesso, scusate un attimo, perché a volte secondo me non ci si rende veramente conto. Allora, ho fatto la bellezza di, è da 17 ore che sono in piedi, 1334 calorie consumate, 157 minuti di esercizio, 29.584 passi, 22 km e 27, 80 piani. Cioè, non dico mille cazzate. Allora, qua ci sono
Ma perché ogni volta che faccio così fa così sto orologio maledetto? Devo fare cos'è? Cioè, qua vedete quali sono le ore di sonno, giusto per farvi capire, 4 ore di sonno, vabbè, non importa. I passi, cioè i chilometri. Aiuto, cosa sto facendo? Qua oltretutto mi ha calcolato le camminate che ho fatto tra corse varie come esercizio, perché parte ogni tanto da sola. Vabbè, niente, tutto a posto, cioè va tutto benissimo, la mia vita è fantastica. Io sto facendo un video inutile perché sto cercando di perdere tempo attaccato a un cellulare così parlando in bagno, quindi di base a voi ve ne può fregare di meno, ma non importa, sto cercando di procrastinare, non so se si può notare, e sto proprio procrastinando. Buonanotte.
di pulire la cucina e adesso mi strucco prima di finire l'ultima cosa, vale a dire preparare le colazioni per le bambine domani mattina. Devo lavare il thermos, che non ho lavato ancora il mio thermos. Va bene, caffè l'ho preparato, quindi preparare le colazioni per le bambine. Oddio, sono distrutta. Preparare i vestiti, poi vedere se ho voglia di preparare qualcosa per me per colazione, se no mi butto dentro una barretta, non lo so, questi giorni sono troppo stanca. E raccogliere una lavatrice, cioè raccogliere una lavatrice, raccogliere una cosa stesa, però nel frattempo posso anche struccarmi, no? Direi che non sarebbe una cattiva idea. E poi stendere invece un'altra lavatrice. Ma sono proprio stanca. In più, quando Elias lavora e io sono così stanca, non prendetemi per pazza, dormo sul divano, perché è comodo il divano, non lo apro né niente, cioè mi metto proprio come se dovessi fare un pisolino pomeridiano, che non faccio, però vabbè, non importa. Mi metto sul divano perché ho il terrore, non so per quale motivo, di non sentire la sveglia. Che poi Elias non mi ha mai svegliato quando è a casa, cioè lui non è che mi sveglia, anzi, cioè io lo sveglio prima di andare via, perché poi lui deve portare le bambine a scuola. Aspettate che mi sciacquo un attimino. Sono stacca. Adesso io vi chiedo veramente, fatemi capire, fatemi sapere, cioè non lo so, se i video di questa mia vita sconclusionata vi possono comunque interessare, nonostante io non abbia così tanto da offrire, perché come potete ben vedere è una vita abbastanza noiosa, tutta uguale, si lavora, si sabrina, ansia, nervosismo, stanchezza, fatica, quasi mai una gioia. Però se appunto vi possono interessare, io cerco di condividerli veramente. Perché ho di nuovo due belle ceste. Nel frattempo ho caricato la lavatrice di bianche, così domani quando torno dal lavoro la faccio partire subito. E adesso preparo i vestiti. Preparo i vestiti. E comunque qua si vede meglio, cioè questa luce rende più giustizia. Effettivamente la luce del bagno mi rende ancora più cesso di quello che sono. E niente,
Meglio che mi do da fare perché sennò qua non finisco più. Belli miei e belle mie, io vado sul divano, mi metto un po' della serie TV che sto guardando in questo momento su Netflix che si chiama Sparita nel nulla, se non sbaglio. Alla fine mezzanotte e niente, ce l'ho fatto, ho finito anche di pulire il bagno e domani sarà un'altra giornata. Buonanotte.